Nella dieta mediterranea, quale detenete sia il ruolo della carne e degli alimenti di origine animale? La carne e gli altri alimenti di origine animale nella piramide alimentare della dieta mediterranea sono in un punto, diciamo, di vertice, quindi hanno una grossa forza, una grossa importanza, ma devono essere consumati con sicuramente grossa attenzione e non in grandi quantità. L'importante però è l'origine della carne, dei pesci, degli alimenti animali. Se l'origine deriva da un anche corretto allevamento, e quindi un allevamento con se possibile le nostre A, quindi con l'artigianato, con l'agricoltura, con l'alimentazione corretta, riteniamo che debbano essere presenti, malgrado poi pensiamo che chiunque possa esprimere un proprio giudizio personale sull'uso o meno. Quindi la nostra dieta deve essere completa per chi consuma carne o pesce, ma anche per chi è vegano, per chi è vegetariano, sostituendo alle proteine di origine animale le proteine di origine vegetale.